presente quando sei seduto alla scrivania con il libro da studiare davanti a te, ma lo sguardo è perso nel vuoto e mille pensieri ti vagano per la mente? Ecco, mi sono sentita così anche oggi, però questo pomeriggio è stato un po' diverso dal solito, perché ti ho visto in biblioteca. Lasciami sognare una tua risposta. Sono una sognatrice e sognando creo interi romanzi. Simone, guarda cosa ho trovato. Wow, un biglietto. Sì, lo vedo anch'io che è un biglietto, ma prova a leggere quello che c'è scritto. Dai, è finita male, palese. Che pessimista, però secondo me questo biglietto non era lì a caso, qualcuno ce l'ha messo nel libro. E perché? Perché se tu leggi le ultime parole, dicono: lasciami sognare una tua risposta. Sono una sognatrice, sognando creo interi romanzi. Ma dai, è palese, ce l'avrà messa per chiudere con una frase d'effetto, su. Eppure questa frase a me dice qualcosa. Ma sì, questa è una citazione, la troviamo nelle Notti bianche di Dosto. Dostoevskij? Sì, sono sicura. Vado E cosa vorresti fare adesso? a controllare nel nostro libro scaffale. Ma figurati. E questo cos'è secondo te? Dai, ma l'hai risposto davvero? L'hai trovato davvero nella copia del nostro libro? Non ci credo, dai, è impossibile. Ah, l'amore. Ma poi, cioè, hai visto l'ultima riga? C'è anche riferimento al libro, quello dopo. Ragazza del mistero, se ho ben capito l'allusione finale al maestro Dostoevskij, dovresti poter leggere la mia risposta in questo libro. Ho pensato fino a sera chi potresti essere, ma la sala era talmente affollata che non riesco a indovinarlo. Ti immagino seduta al tavolo di fronte alla finestra, che fantastichi sulla tua lettura mentre guardi il cielo. Ti vedo leggere Orgoglio e Pregiudizio come una novella Elizabeth che cerca il suo posto nel mondo. Sono sincero, mi hai incuriosito. Mi piacerebbe conoscerti. Raccontami qualcosa di te. Sono sorpresa, non speravo che portassi avanti questo mio giocoso capriccio. Di Elizabeth penso di avere il suo lato sensibile, non credo la sua intelligenza, men che meno la fermezza del carattere. Vorrei credere nella speranza, ma la mia vita non è scevra da una buona dose di cinismo pessimistico. Starei pensando che sia una ragazza ben strana. Diciamo che preferisco passare le serate a leggere invece che uscire a ballare. Forse anche Elizabeth avrebbe preferito stare a casa piuttosto che essere trascinata al ballo dalle sue sorelle. Ho gli occhi castani e i capelli rossi, studio lettere moderne alla statale. Ho bell'età da scrittrice, ma i miei pensieri sono tutti racchiusi nel mio diario. Non hai idea di quanto sia pieno di parole, tutto fitto di caratteri neri, blu e rossi. Stai ancora studiando quel libro sulla Seconda Guerra Mondiale? Il mondo che ne è uscito non sarà il migliore possibile, ma fortunatamente è ben lontano dalle follie del Grande Fratello e del bipensiero. PS, mi chiamo Anna. Ciao Anna, per te potrei essere un altro Vronsky, ma sono solo Francesco. Studio anch'io alla statale, in centro. Potremmo esserci incontrati in corridoio o nel cortile senza saperlo. Ma anche se ti avessi visto, non ti avrei fermata e non avrei chiesto il tuo nome. Saresti scivolata via come acqua fra le rocce. Non ti accorgi mai di quante persone intersecano la nostra strada? Senza che ci lascino alcunché. E non perché siano tristi o banali, ma semplicemente perché non abbiamo tempo né pazienza per osservare e ascoltare con attenzione. Prendi noi per esempio. Se non mi avessi scritto il biglietto, non ci saremmo mai conosciuti. E devo ammettere che questa tua idea l'ho apprezzata moltissimo. È originale, personale. Sarebbe stato troppo scontato presentarsi di persona. Magari mi avresti preso nel momento sbagliato e ti avrei allontanato senza neanche guardarti in viso. Ma per fortuna non è accaduto. Ora come ora vorrei salpare per il mare e andare alla ricerca della mia balena bianca, possibilmente senza impazzire.
attenderò con ansia che il vento porti la tua risposta. Caro Francesco, anche se non fossi Vronsky, ti accompagnerei volentieri nella tua avventura, perché la mia mi sta facendo davvero impazzire. Gli esami incombono, i miei sogni sono imprigionati da centinaia di pagine che volano furiose per la stanza dandomi la caccia. Ma fosse solo questo. Non ti dico a casa. Si respira aria e tensione da noi. Mio padre prenderebbe a calci mio fratello. Non è calmo come lo sono io. Per incorniciare il quadro per bene, devo anche dirti che ho rotto con il mio ragazzo. A questo punto ex. Non so perché ti stia raccontando tutto ciò. Forse perché non ci conosciamo e fa bene parlare con uno sconosciuto che non può giudicarti. Mi pare di averti già scritto di essere strana, ma cosa ci vuoi fare? Niente, mi sa che è finita qua. Dai, però non si può fare così, cioè inizi un gioco e lo lasci a metà. Ma sì, alla fine queste cose è giusto che siano così. Metti caso che poi si incontravano veramente, non si piacevano, finiva male. Invece il romanticismo e l'amore è bello anche quando è così misterioso, un po' nebuloso. Boh, non ne sono convinto fino in fondo, però, cioè, non... Guarda, dai, ma... Vabbè, dai, non pensiamoci più per oggi che la giornata è finita. Birra stasera? Vabbè, dai, andiamo.